perché mi è stato chiesto da alcuni miei lettori. Quando i miei lettori hanno saputo che i miei romanzi uscivano anche in formato di audiolibro, la prima domanda che mi hanno rivolto è stata: ma sei tu a leggerli? E dico: no, non sono io, però con questa domanda mi ha anche mosso una curiosità di, cioè, ho iniziato a chiedermi come sarebbe un libro scritto da me e letto dalla mia voce. Come dicevo prima, io ero un pessimo lettore, oggi cerco di perfezionarmi, ma per una questione che riguarda solamente la rilettura delle cose che scrivo, per cercare di capire se queste cose hanno uno spessore e funzionano. A volte, rileggendo ad alta voce, ci si rende conto che certe parole non funzionano, che certi dialoghi vanno sistemati. Però naturalmente col tempo questa cosa, che era un esercizio, mi ha spinto a diventare più pignolo e a cercare di lavorare sulla mia intonazione, un'intonazione che ignoro d'altronde, perché non ho idea di come potrebbe risultare la mia voce di lettore registrata e ascoltata dal mio orecchio.